ma in realtà dietro una collana del genere c'è molto di più. Dietro quell'oggetto finale veramente c'è tutto un team che lavora fin dalla fusione della materia prima fino ad arrivare all'oggetto finito. Parto, no? Che stiamo vedendo, quante figure professionali voi impiegate, quante persone più o meno lavorano? Tra la composizione della lega e la fonderia ci sono 6 addetti. Questa è la prima fase della fusione, cioè le leghe vengono qui fuse. Esatto, qui in questo caso esce una lastra delle dimensioni della staffa dove verrà colata. Inizia da qui il percorso del nostro gioiello. Siamo ad Arezzo, in una delle principali aziende al mondo, specializzata nella lavorazione dell'oro. C'è tutto un mondo fatto di mani che lavorano, di teste che pensano, e per noi sono fondamentali, sono la nostra risorsa primaria, sono le mani, sono le teste, sono le persone. Quali sono le difficoltà, ad esempio, in un lavoro di questo genere? Ma diciamo, se si è dotati, nessuna. Però ovviamente bisogna sempre imparare, cioè nel senso non si finisce mai di imparare in questo settore. Le figure che andiamo a ricercare sono un pochino a tutto tondo, però ci siamo anche accorti che circa il 50% dei nostri dipendenti entro i prossimi 5 anni andranno in pensione, quindi si parla di un ricambio di circa di 3.000 persone nei prossimi 5 anni e facciamo grande difficoltà a trovare degli addetti specializzati per le nostre lavorazioni. Il gambo nasca proprio dal piano, quindi non va a scemare, proprio non va a scendere, ma che nasca dal piano, quindi prova. Qui siamo nella capitale del distretto orafo europeo più importante, che è Arezzo. Ancora ci sono oltre 1.000 aziende orafe, oltre 8.000 addetti, ogni anno vengono pensionati circa 300 addetti e noi ne diplomiamo 20. 20. 20. Questo è il braccialetto longobardo, vinse il primo premio in Toscana il nostro studente Dini Riccardo, me lo ricordo benissimo, uno che attualmente è contesissimo in varie aziende dell'Aretino. Questa scuola ormai è un po' un unicum in tutta Italia. Sì, è praticamente l'ultima scuola pubblica rimasta dedicata alle lavorazioni artistiche orafe. Come mai? Purtroppo i ragazzi giovani e le famiglie e anche gli insegnanti delle terze medie preferiscono indirizzare i ragazzi verso un liceo o verso un tecnico che permetta loro poi di proseguire gli studi universitari. Queste sono scelte che vengono fatte a monte e qui al professionale lavorazione artistica e orefe arriva una ventina di giovani ogni anno, non di più. E quante ve ne chiedono le aziende? 300.